Bella raga, Tourist Bus Simulator! Vai! Allora, nuova partita! L'avevo già provato, eh! Allora, partiamo dal presupposto che è PS5, eh? Avevo già visto una piccola introduzione, un po' di delusione c'è, però... E non va il volante, ragazzi, non va il Logitech G923, cosa che invece con Bus Simulator 2021 funziona. Queste sono le prime considerazioni che voglio farvi se volete comprare questo gioco o Bus Simulator 2021. Tourist Bus Simulator, Marco Drums Game Channel, amici. Facciamo, dai, maschio, dai, Marco Drums. Nome. E Marco Drums. Ok, realistico personalizzato, molto arcade. Ok. La compagnia lascia l'aeroporto. Apriti. Allora, qui non ho capito se è un bug o se fanno sempre al bordo strada sta roba nera o se è asfalto. Boh. Ok, tra l'altro ci ha messo mezz'ora a entrare. Ok. Allora, non si può usare il volante, bisogna usare il pad. Ok, usciamo fuori. Con la macchinina. Oh, cosa è successo? Tutta sporca sta macchina, eh? Tutta mega sporca, raga. Allora, vedete questo bordo strano che c'è tra il verde e l'asfalto? Questo, vedete, sembra un bug, guarda, vedete, è un bug questo. Dà un po' fastidio. Guardate, mi faceva fare il giro in girello per la rotonda. Il GPS. Ok, giriamo. Ok. Attention, please. Stare molto attenti con la visuale, eh. Ah, siamo arrivati. Allora, la cosa che appaiono le cose pian pianino mentre si arriva ci può anche stare, anche se dà molto gioco anni un po' indietro. Il fattore che di fianco alla strada c'è quella roba lì strana mi turba. Un po' mi turba. Allora, compagnia. Allora, visto che sia Marco Drums Company, ci sta, Marco Drums Company. Oh, entra nel mio ufficio. Anche questi bug che non c'è la cornice della porta è fantastico. Ok.
Allora, vai al computer per acquistare il mio primo autobus. Io in realtà ho schiacciato X. Sbagliato. Si blocca, ragazzi, si blocca. Vabbè, un po' si blocca. Officina, nuovi veicoli usati. Allora, io partirei, visto che ho 200 milioni, di No, prendere qualche veicolo allo usato. stato 100%. Allora, qua c'è un 95 a 16 milioni. Io farei questo qua, eh. Dai, 16 milioni, compriamolo, compriamolo. Ok, vai all'orologio da parete, grazie amore. Calendario. Eccolo qua. Andiamo al giorno. Tuo primo autobus, guidiamo fino. Vedete che qua c'era il bordo poi. Sono dei bug. Vedete che qua. E qui c'è e poi sparisce, boh. Vabbè, insomma, uno è qui per guidare autobus, non per vedere le cosine. 9 ore, 9, amore mio. Ecco qua, ragazzi. Allora, diciamo che Bus Simulator io lo trovo. Qui trovo molto rotturina di balle sto sole. A livello grafico interno è più bello questo qua. A livello di strada forse ancora questo qui. Però ci sono le cose che appaiono dal nulla e i bordi con quella roba tutta nera che è una cosa. Anche questo sole rompino. Non ci sono gli occhiali in questo gioco. Non vedono gli occhiali. Allora, vediamo, siamo arrivati dal porto e andiamo al porto. Allora, prenderci un po' la manina. Dopo un po' si riesce, eh. Ah, qui è il solito giro di rotonde fatte a crick. Ok, dai che ti do paga, che ho fretta. Ok, insomma, vedete i gameplay di Marco Drums Games, sia di questo che di quell'altro, e poi potete valutare quale dei due comprare o comprare tutti e due. Diciamo che questo dovrebbe essere un po' diverso, eh. Vedete quel bug lì della rotonda, è incredibile. Mi manda davvero in paranoia il cervello. È appena uscito. E beh, dovranno metterlo a posto. Però vedete di fianco. Allora, l'asfalto è grigio chiaro e di fianco il marciapiede è tipo nero, non ho capito. Quindi credo che sia un bug anche quello. Ci sono anche On the Road e l'altro gioco di camion sul track simulator. Come si chiamava, amore? Drive. Track driver sul canale di Marco Drums. Dai che devo. Ho fretta, scusa, eh. E potete vedere tutti i simulatori, ragazzi. Quello diciamo che è top of the pop è proprio Farming Simulator 2022, quello è bellissimo a livello grafico, non ha nessuna pecca, non ha tutto in italiano, tutti i mezzi funzionano benissimo, ha una grafica spettacolare, quindi diciamo che il top proprio ragazzi è quello dei simulatori fino adesso su. Guarda che bel mezzo, eh? Guarda che bellino. Quindi tu devi andare a prendere la gente in più. Sì.
posto di guida, lascia la tua auto e riporta il bus. Ma qui è molto, vedete che prendi e guida, eh? Oh, raga, ho un pullman, vai piano Drums. No, la motivazione per cui... Ah, vi fa vedere tutte le viste prima. Caspita, mi sono rimasto... Sono rimasto malissimo, per fortuna che era un pezzo dritto. Mi fa vedere anche la marcia. È tutto molto approssimato, ma... Ci può anche stare, ragazzi, eh? Dai. Oh. Oh. Dai che è salita. Ho metà della benza, eh. Ok, un pelino ci sono andato su, per la verità. Allora, rotonda a sinistra, eh? Ok, 110 camion, no, oh, pirata della strada, piratoschi, l'avete visto ragazzi, mi stava venendo addosso non curando che io ero sulla destra. Questo qua è un pirata della strada, per fortuna non ho rovinato il mio bel pullman nuovo. Frenare frena tantissimo. Frena di botto, frena. Ok, sono arrivato. Ok. La vera pecca è che non ha il supporto per il volante, ragazzi, eh. Almeno Bus Simulator 21 non va il force feedback e il... Entra nel tuo ufficio. Però diciamo che almeno il volante va. Leo. Almeno il volante va. Esatto. Fotocopiatrice. Allora, ordini attuali. Nuovi ordini. Oh, nuovi ordini. 500 euro. Bella! Al calendario salta l'appuntamento. Ogni cosa che si fa bisogna andare al calendario, ok raga? Quindi qua. Ok. Dormiamo, andiamo a prendere la gente con il nostro bel pulmino turistico. Ok, la porta buggatissima, che poi tra l'altro non è neanche quella lì, ma è questa qua. Andiamo su pullman. Ok. Ok. Allora, andiamo a prendere i nostri primi clienti. Allora, l'ho fatta un po' un po' velocina, eh? No, quella lì, amore, non questa è giusta, quella col telecomando. Oh,
un sacco di gente. Ok, un sacco di gente. Ah, me la vedo di fianco. Forza ragazzi, forza, salite. Segui la strada mostrata dal navigatore. Fammi vedere che fermo. Ciao ragazzi, metti giù quel telefono che ti faccio vedere le meraviglie che ci sono qua dalla strada. Possiamo andare? Ok, siete pronti per un viaggio turistico incredibile? Ok ragazzi, è il Matorral. Ok, sento l'autobus bello pesantozzo, eh? Effettivamente c'è differenza, raga. Leo, amore. Ok, allora, abbiamo preso una bella botta, devo dire la verità, però diciamo che non abbiamo rovinato l'esperienza e il viaggio ai nostri passeggeri, anche perché non mi sono fermato, Sì, il fattore di quel bug lì è proprio fastidioso. Possiamo anche superarli. Oh, a qui bisogna andare. Caspita. Bello bordo, Ma dove dobbiamo portarli? Ok. Ma perché mi ha fatto entrare in questo parcheggio stranissimo? Oi, ragazza! Ragazzi! Mi hanno brancato dentro! Staccati! Staccati che facciamo la constatazione amichevole! Ok. Allora, H. Ai. Ok, siamo riusciti ad arrivare sani e salvi con solo due incidenti all'attivo, quindi direi che non è niente male, non è per niente male. Segui la strada. Mostrata dal navigatore. Ok. Quindi, sì, dai.
Dovete preparare. Allora, oh, sta scendendo, sta salendo, eh? Quindi bisogna aspettare un attimo. Uno che stava attraversando. Dammi. Ok, allora, andiamo. Ciao ragazzi. Allora, andiamo che vi porto. E guadagniamo queste 500 euro. Rixbus, se non sbaglio, esiste come compagnia. O se non esiste, è più o meno simile, c'ha gli stessi colori. Ok. Oh, tenetevi! Che ci ribaltiamo! Tenetevi forte, ragazzi! Ah, comunque è divertente anche lui, eh! Oh! Ecco, c'ha avuto una vibrazione adesso che ho frenato di brutto. Però il comportamento del pullman da vuoto e da pieno è diverso, quindi la cosa mi piace. Diciamo che mollando l'acceleratore frena veramente pochissimo, eh? Oh, forse stiamo arrivando, no? El Matorral. Sì, quando si frena fa la vibrazione. Ciao. Ah, ancora ciao, è fermo. Io spero che non sto andando a casa, che c'è su gente, questi poveri cristi vengono al deposito dei pullman e non li ho portati a posto. Ah no, forse c'è. Ah no, perfetto. Oh! Ma l'avete visto? Non ha frenato! A momenti faccio il quarto incidente qui. Bellissima. Ciao, ciao a tutti ragazzi, dai, forza. Allora. Lascia sbarcare tutti i passeggeri, dai, forza. Forza che non c'è tempo da perdere, dai. Ah, proprio scompaiono e ricompaiono per magia come magheggiando. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Dai. Ok. Allora, adesso oggi è il 17 maggio, mi sto preparando per la mega live di Twitch con la festa del compleanno, eh. Allora, se quello là ha tagliato, lo taglio anch'io. Giustamente. Riconsegniamo il mezzo e andiamo a riposare. A riposare. Oh, è arrivato Drums. Allora, si può tibeggare? No, però si può salteggiare. Ok, si è inchiodato tutto. Perfetto. Penso che quando fa così sta salvando. Però non lo so. In realtà non lo so. Vabbè, abbiamo questa mega auto, tutte schifosate, tra l'altro, eh? Tutte che meritano una bella lavata. E diciamo, ecco qua. Dal nostro mega autobus è tutto. Marco Drums Games Channel vi saluta. Ci
Mi raccomando di seguirmi su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch per le mega live, YouTube per tutti i video salvati e sui social, anche TikTok faccio delle belle cose. Se volete tutte le serie, pian pianino andrò avanti a farle, a finire i giochi. Ci sono tanti giochi finiti, tanti iniziati e con un po' di puntate e tutti da finire, ma ragazzi esce fuori davvero troppa roba. Ciao a tutti ragazzi da Bus Vacan Simulator, è tutto, ci vediamo al prossimo video di questo gioco e di tanti altri giochi. C'è anche la serie di Bus Simulator 2021. Ciao ragazzi!